Buongiorno, sonno. Comunque, Lele Oriali torna all'Inter. Lele Oriali lascia la nazionale per tornare da dirigente all'Inter. Allora, intanto iscrivetevi al canale. Attivate la campanella e iscrivetevi al canale, non fate cornuti. Vi dico perché Lele Oriali doveva tornare all'Inter e perché dobbiamo essere felici, ok? Di Lele Oriali all'Inter. Uno, è stata una bandiera in campo dell'Inter, però noi, avendo giocato con l'Inter fino all'83, la maggior parte delle persone neanche l'ha visto giocare, come me in primis, eh? Però se andiamo a vedere il grande Spillo Altobelli, il grandissimo Spillo Altobelli, il grande Aldo Serena, anche Giuseppe Peazza, Boninsegna, tutti si sono macchiati la propria carriera con militanze in squadre come Juve e Milan. Chiaro? Oriali no. Finita la carriera con l'Inter, ha giocato in una sola squadra, la Fiorentina, e penso che aveva mercato Oriali, sarebbe potuto andare al Milan o alla Juve. Ha voluto chiudere la carriera alla Fiorentina pur di non giocare con queste squadre di merda. Uno. Due, l'interista famoso, calciatore, rappresenta l'Inter in due maniere: il pazzo esaltato come poteva essere Rubén Sosa, che ha vinto solo una Coppa UEFA, cioè ci sono quei giocatori che fanno innamorare la piazza, il Diego Simeone, Ivan Zamorano, c'è questo filone di rappresentanza interista che è un filone. Il secondo filone, e non vi sto mandando a quel paese, è quel tipo di interista pacato, onestissimo, correttissimo, educatissimo. E qui mi viene in mente il compianto Giacinto Facchetti. Ah, tra gli esauriti, tra virgolette, c'è anche Peppino Prisco. Nel secondo filone c'è Giacinto Facchetti, c'è il grande, grandissimo, sottovalutatissimo Giuseppe Bergomi, molto criticato per le sue telecronache, ma fa il suo lavoro. Grande Giuseppe Beppe Bergomi, il capitano. Avie Zanetti e Lele Oriali. Questa è la seconda tipologia di interisti che l'Inter ci ha regalato in campo e fuori, in dirigenza. Quindi, ragazzi, è un interista doc. No, ma non è uno che è come Mourinho. Ci sono due tipologie di interisti: i pazzi esaltati, come noi, e i gentleman, Facchetti, Oriali, Zanetti, eccetera eccetera. Quindi può far solo che bene all'Inter. Dal punto di vista tecnico si narra che lui ci ha portato Maicon, che lui è riuscito a prendere Cambiasso a zero dalla Cambiasso, ragazzi. Ma al giorno d'oggi quanto andrebbe pagato un Cambiasso? Lui ce lo portò a zero. Si parla di Luis Figo, che lui ci aveva messo lo zampino con quello stronzo di Branca. Quindi bentornato Lele Oriali, un grande in bocca al lupo per un grande interista che ci dà una ventata, visto che ci è arrivato Occhiolino, visto che è arrivato Parrucchino, un grande senso di interismo e appartenenza, da oggi molto ma molto più elevato grazie all'arrivo di Lele Oriali. Ci sei mancato, non dal punto di vista pratico, ma quanto dal punto di vista di presenza. Vedere Ausilio parlare al posto tuo era deprimente. Vedere Antonello amoreggiare per lo stadio con i milanisti, con Scaroni, è stato deprimente. Oggi abbiamo un unico rappresentante, Lele Oriali. Grazie Lele, bentornato. Forza Inter, avanti Curva Nord, e iscrivetevi a sto cazzo di canale. Ciao ragazzi.